Balconi a profondità variabile, facciate dinamiche, tanto verde, una piscina, spazi comuni. Cambia completamente il volto della Torre Tintoretto nel progetto vincitore del concorso promosso dall'Ordine degli Ingegneri per il recupero della struttura. Per cui l'idea è quella di aprire questa scatola chiusa, questo volume, cioè di aprire gli appartamenti verso il paesaggio circostante, nonché far percepire la torre da un punto di vista estetico meglio integrata nel paesaggio circostante. Questo viene attuato attraverso l'inserimento di dei balconi a profondità variabile che creano una serie di giochi d'ombra abbastanza suggestivi, che rendono l'immagine mutevole al variare delle ore del giorno, ma anche al variare delle stagioni, proprio per le fioriere che vengono integrate con le balaustre. Dalle forme più improbabili a quelle più credibili, la parola d'ordine dei progetti arrivati da tutta Italia è stata riqualifica. Una ipotesi che è nelle intenzioni di Palazzo Loggia, come confermato dall'assessore Marco Fenaroli. Unico nodo da sciogliere, quello dei fondi, il recupero della torre al momento vuota resta una priorità per l'amministrazione. Questi progetti, queste ricerche danno conferma all'idea sulla quale abbiamo lavorato per parecchio tempo, per contrastare l'abbattimento della torre e per utilizzare un manufatto di pregio come quello appunto delle torri di San Polo. E noi pensiamo appunto che il bando che l'ALER sta preparando debba e possa essere utilizzato in breve tempo, in modo che si aprano anche i ragionamenti su quali opere fare. Il comune di risorse proprie non ne ha molte, quindi si tratterà di studiare percorsi ed alleanze che consentano appunto quest'opera molto importante per la città.